il podere, minuta la vigna, perfetto il vino. Cantina Coppola consta di 17 ettari di vigneto e produce uno dei vini che è forse tra i migliori del Salento. La tradizione vitivinicola della famiglia Coppola parte da lontano. Abbiamo un appezzamento di terreno che è di proprietà della nostra famiglia dal 1489 ed è stato sempre tramandato da padre in figlio, coltivato da sempre a vigneto. Nel 1489 Laura Cuti ha sposato Orsino Coppola, portando in dote appunto questo appezzamento di terreno. Nel tempo, nel periodo diciamo, della vendemmia, tutti i componenti della famiglia Coppola, qualunque fosse la propria professione, nel periodo della vendemmia si dedicavano interamente a questa passione per il vigneto e per il vino. Così nel tempo è stata tramandata da padre in figlio. Nel 1948 invece abbiamo iniziato a imbottigliare, a portare direttamente in bottiglia il nostro prodotto, perché Carlo Coppola, che è mio padre, ha fatto la scuola di enologia ad Alba, si è diplomato in enotecnico nel 1947 e quindi già nella vendemmia successiva abbiamo iniziato ad imbottigliare direttamente il nostro prodotto. Da sempre abbiamo legato il settore vitivinicolo alla parte turistica dell'azienda, perché la famiglia Coppola è anche proprietaria di due villaggi turistici a Gallipoli, quindi il veicolo di promozione principale per i nostri prodotti è legato al momento turistico. La produzione vitivinicola è una produzione che consta di diversi vini. Quali sono i punti di forza della vostra cantina? Noi ci troviamo nel cuore della zona di produzione della DOC Alezio. Abbiamo i vigneti su tre comuni, Alezio, Gallipoli e San Nicola. Come ben sapete l'Alezio ha una denominazione di origine controllata sia per il rosso che per il rosato ed è fatto con il negro amaro. Abbiamo anche il primitivo come vitigno a bacca rossa, mentre per i vitigni a bacca bianca coltiviamo il vermentino. Siamo una delle pochissime aziende nell'Italia meridionale che produce il vermentino, perché il vermentino è un vitigno che va coltivato vicino al mare. Noi lo coltiviamo ad Alezio, sul versante sud del territorio di Gallipoli, praticamente si affaccia, siamo a 72 metri sul livello del mare, quindi si affaccia sul golfo meridionale della città di Gallipoli. Quindi avete puntato molto sulle uve rosse? Sì, rosso e rosato sono sicuramente i due vini principali del nostro territorio. Il rosato che inizia a prendere, a dominare i mercati anche a livello internazionale, perché è un vino tipicamente salentino, tutte le altre sono imitazioni. Il rosato è solo il rosato del Salento. Quindi si punta molto a questo prodotto che è opportunamente illustrato, opportunamente spiegato, opportunamente consigliato a chi non è abituato a consumare il rosato, perché noi sappiamo che soprattutto i clienti del centro-nord guardano al rosato con un po' di titubanza. Con un po' di sacrificio si riesce a far comprendere i pregi di questo prodotto e sul rosato si lavora molto bene. Voi avete portato i turisti all'interno delle cantine facendo questa combinazione appunto con l'ospitalità. Abbiamo realizzato la nuova cantina nel 2004 proprio all'interno della nostra struttura turistica. Fuori, nell'insegna di esercizio, c'è una frase significativa, una cantina ospitale, proprio perché il nostro obiettivo è quello di portare il cliente all'interno della cantina, farlo rendere partecipe di tutto quello che c'è dietro ad ogni singola bottiglia, perché intorno al vino c'è una storia, c'è una tradizione e soprattutto c'è grandi sacrifici da parte di uomini e donne nella nostra famiglia. Coltivare il vigneto e giungere direttamente alla produzione della bottiglia comporta enormi sacrifici, ma che riescono alla fine a trasformarsi in grande soddisfazione quando il prodotto viene apprezzato e declamato dai nostri clienti. Voi figli siete la 18ª generazione di vignaioli. Sì, anche sia io che mio fratello abbiamo fatto tutti e due la scuola agraria, oltre che papà che ha fatto la scuola di enologia. In questo momento utilizziamo anche la consulenza del
Giuseppe Pizzolante Leuzzi, che è il nostro enologo che segue la cantina ormai da qualche anno. Questa bottiglia si trova sottoterra e a 300 metri dal mare. Sì, noi abbiamo trasferito la vecchia cantina aziendale qua a Gallipoli all'interno della struttura turistica nel 2004 e abbiamo realizzato questa struttura utilizzando tutte le tecniche costruttive e anche i materiali tipici della zona, le volte a stella e il carparo, che è una pietra tipica gallipolina. Una delle caratteristiche principali è quella di trovarsi al di sotto del livello del mare, perché siamo ad appena 300 metri dal mare, quindi mantiene una freschezza particolare, quindi una temperatura ideale per la conservazione dei vini e soprattutto anche per il mantenimento del legno e delle botti. Questa cantina si trova in un territorio di rara bellezza che ha sicuramente delle particolarità climatiche. Quanto poi queste particolarità si trasformano in caratteristiche organolettiche per i vini? Sì, questo è un territorio bellissimo del Salento, perché è una delle, forse l'unica zona dove c'è una consociazione che si trova solo qui, cioè gli agrumi insieme agli olivi e oltre alle viti ovviamente. È un microclima particolarissimo perché siamo in una specie di anfiteatro che ha come spettatore il mare e quindi poi tutta la zona all'interno, che è appunto presa dai venti predominanti di questa zona, che sono la tramontana e lo scirocco. E quindi c'è insolazione importante durante tutto il periodo delle maturazioni delle uve, con l'influenza della notte, delle basse temperature, proprio perché vengono dalle brezze di mare. È territorio quindi vocatissimo per il vigneto, nella zona dell'Alezio Doc, quindi comunque in una zona vocata a maggior ragione, perché da sempre è stata riconosciuta come Doc dell'Alezio, appunto, con i vitigni principali che sono il Negramaro, e quindi che la fa da padrone sia per quanto riguarda le produzioni di uve rosse, quindi nella Doc Alezio, che così come anche nella Doc Alezio Riserva, e comunque anche nel Doc Alezio Rosato, sempre a base di Negramaro. Caratteristiche dei vini sono ovviamente molto interessanti, perché si ha la tipicità del prodotto piena, una espressione aromatica di profumi e di intensità che lascia grande soddisfazione sia al naso che comunque nella degustazione, e così come pure ci sono anche altri vitigni molto interessanti che non sono contemplati nella DOC, però nella IGT Salento sì, e quindi c'è il Primitivo, c'è il Vermentino, c'è varie altre produzioni che poi messe in bottiglia danno il massimo dell'espressione di questi vini. Dalla famiglia Coppola arriva anche una collezione di dipinti, 19 tele che nel 1982 furono donate al Museo Civico di Gallipoli. Sì, diciamo, tra gli antenati della famiglia Coppola, come dicevo prima, nel 1489 Laura Cuti ha sposato Orsino Coppola. Nel corso della storia della famiglia Coppola ci sono anche dei pittori importanti, tra i quali Giovanni Andrea Coppola nel 600, che è uno dei pittori più importanti di scuola napoletana di quell'epoca. Nel 1982 la mia famiglia ha donato 19 tele al comune di Gallipoli e alcune sono riprodotte all'interno della cantina, tipo La Natura Morta, che è una delle tele più importanti. Abbiamo avuto la soddisfazione che alcuni anni fa è stata portata a Parigi per aprire una collezione di nature morte del 600 di scuola napoletana. È stato attribuito un valore notevole. Partendo da questo punto di vista, la scelta anche dei nomi dei nostri vini è legata molto alla storia della tradizione gallipolina e soprattutto delle famiglie gallipoline. Infatti tutti i nomi dei nostri vini sono, come potete vedere, legati sempre al rapporto della storia della famiglia Coppola, e quindi sono cognomi
di famiglie gallipoline che sono state imparentate con la famiglia Coppola, tanto Doxi è un cognome, Rocci è un altro cognome, Patitari è ancora un altro cognome, così come Tafuri. La maggior parte di questi cognomi identificano anche degli appezzamenti di terreno che ancora oggi sono di proprietà della nostra famiglia, perché in passato le aziende, diciamo le grandi aziende, venivano identificate con i cognomi delle famiglie proprietarie degli appezzamenti di vigneto. Così Patitari, per esempio, è proprio il nome di questa azienda che si trova in Agro di Gallipoli, Doxi è un altro appezzamento che si trova in Agro di San Nicola.